domande. La prima, che non sembra seria ma è serissima, quindi sulla lapide c'è scritto Beatrice come Beatrice Bertuccioli, Tagliaferri come Maricla Tagliaferri, Insatta come Gloria Satta. Volevo sapere se per caso era un invito velato, rivolto a qualcuna di noi, tipo ammazzere, cioè non lo so come è venuto in mente. Poi niente, no, la domanda che forse è meno seria ancora, c'è una domanda nel film, difficilissima a cui rispondere, e che infatti il film non dà, grazie a lui, una risposta, però qui magari forse un abbozzo, se riusciamo a darlo. Ci si chiede nella seconda parte perché gli uomini sono diventati così apprensivi nei nostri confronti. È vero, nel senso che da diciamo il marito padrone, cioè tutte le cose che potevano essere negli anni 60, è vero che l'esperienza delle donne molto più giovani di me è proprio quella di avere degli uomini, di confrontarsi con degli uomini che sembrano diventare più fragili. Sembrano, non so, lo sono, non lo so, le giovani mi rispondono. Forse perché sentono la nostra, percepiscono la nostra fuggevolezza, forse perché quando perdi il controllo cominci ad aver paura, forse perché le donne stanno cominciando, magari non proprio recentemente, anche qualche anno fa, cominciano a muoversi sulle proprie gambe, a fare scelte per se stesse invece che per mantenere tutta la famiglia, quindi forse questo li disorienta un po', insomma, credo che sia proprio parte del ruolo sociale, del mutamento sociale che fa sì che gli uomini abbiano meno, perché la donna è stata sempre molto importante come fondamenta del non voglio ricorrere alla frase retorica dietro un grande uomo c'è una grande donna, però forse tutto intorno al grande uomo c'è la grande donna. No, io penso che dipende, cioè non sono tutti fragili, in questo caso sono così, ma gli uomini di queste donne sono insomma delle persone un po' fragili, un po' delicate, un po'. Ci sono tante persone fortissime, tanti uomini fortissimi, non penso si possa generalizzare, cioè non credo che gli uomini di oggi siano tutti così insicuri, non mi sembra proprio. Io sono d'accordo, poi per quanto riguarda il mio personaggio, se stesse con un uomo più solido, più sicuro di sé, l'avrebbe mandata a quel paese. Lei può stare solo con un fragile, o comunque, no, un fragile, il fragile è sbagliato, con una persona che ha una grande calma e pazienza. Poi chi diventa fragile, chi può essere perché siamo diventati più sfuggenti, ma può essere anche una questione semplicemente d'antia. Sono d'accordo. Che mi vergogno anche un po' a fare, vi chiedo scusa in anticipo. No, nel senso che anche un cambiamento dei tempi tra donne, perché pensando insomma alle riviste del passato, quello che si leggeva nelle varie interviste, le donne tra di loro litigavano spesso per avere magari il nome prima in cartellone, avere un'inquadratura in più, avere più spazio, mentre invece qui mi sembra, no, che sia andato, no, tutto bene. Com'è stato per un regista? Sono rimesse dall'ospedale. No, nel senso che non c'è stata nessuna rivalità, cioè tutte amiche contente e felici. No, no, cioè assolutamente sì, anche perché erano 4 e 4, non erano mai 8 tutti insieme, forse 8 sarebbe stato più difficile, non so. No, tra l'altro avevamo sul set un ragazzo che ha fatto il backstage, che ci ha seguito proprio dall'inizio, anche dalle prove tutto quanto eccetera, quindi abbiamo la testimonianza filmata che non si sono azzannate. No, io credo che quando ci sono delle professioniste di grande talento che lavorano a un progetto, quattro di loro conoscevo molto bene perché già avevano fatto a teatro, le altre quattro sono intervenute dopo e però sono calate pienamente nella parte con grande entusiasmo, poi vuol dire la... Sì, vuole... Non è che c'è un ruolo bello di un altro, questo penso sia la...
infatti bellissima. La cosa su cui stare tutti d'accordo. Poi c'è questa, questa leggenda delle donne che si azzannano. Che si azzannano. No, hai fatto bene tu a premettere, mi dispiace anche fare la domanda perché non è detto che sia così, ed è giusto quello che hai detto, quello che hai premesso, insomma, che trovo sia offensivo pensare sempre che le donne siano... le donne attrici che si trovano a lavorare insieme non siano in grado di sostenere un lavoro insieme fatto in armonia, anche perché un buon lavoro si fa in squadra, questo è un gioco, un lavoro di squadra, quindi se c'è un, come dire, un compagno di squadra che non va, fa male al risultato finale, e perciò lo si sa bene, anche solo per questa opportunità si lavora serenamente. Poi per fortuna quando ci si trova persone piacevoli si lavora in modo piacevole. Ho conosciuto molti uomini che non la pensano così nel mondo dello spettacolo, sono veramente molto competitivi a volte, ma questo non si dice mai, siamo sempre delle donne, siamo sempre dipinte come delle oche che si graffiano con delle pazze, insomma non è capitato. Innanzitutto complimenti, perché racconta bene questo duro mestiere di donna. Ecco, forse un grazie prima alla Comencini o anche a Monteleoni, che l'ha saputo così bene sceneggiare. E la mia domanda è rivolta alla Melillo. Sì, forse ha già risposto, ma lei recita molto bene, ma è tanto inquietante quello che appunto ciò che recita il suo copione. E questa ricerca sfrenata della maternità, ecco, è un sollievo al duro mestiere di donna che tutti in qualche modo si trovano a vivere, quindi è per semplificare, è qualcosa che aiuta a vivere meglio, o è invece una risposta così, una risposta negativa ad un mancato rapporto? Come credo che sia, e come spesso succede nella vita. E se sì, se prendiamo atto che è veramente è sempre un valore la maternità, a qualsiasi costo, anche nel modo con cui l'ha recitato la Melillo, certo sono vie improprie, ma no, vorrei subito chiudere, perché non approfittare dell'8 marzo di questo splendido casta e farsi portavoce della revisione della legge sull'affido anche per single? Credo che avremmo reso forse un servizio non solo alla maternità nelle sue varie accezioni, ma anche un servizio alla società civile, visto che il cinema appunto dovrebbe aiutare la società civile a vivere meglio. Grazie. Questo è un intervento, non è una domanda. No, io penso che anche questo, non credo sia la sede questa per parlare sì, di legge, eccetera. Ovviamente tutti vorremmo che fossimo persone libere, in un mondo libero dove potessimo fare le nostre scelte, no, liberamente, ma questo non è sempre possibile. Detto questo, ognuno personalmente farà, no, poi prenderà parte a quello che ritiene opportuno fare. Manifestazioni, cose del genere. Quanto riguarda questo personaggio, il suo bisogno di maternità non è aleatorio, non è un bisogno di mettere delle pezze dove non c'è un uomo, è proprio la sua necessità di dedicare la sua vita a un'altra persona, la sua capacità, la sua intelligenza, lo dice chiaramente, perché senza questa persona a cui dedicarsi completamente la sua vita perde di senso, ma è la sua. Ci sono tante donne che vivono benissimo senza figli, credo. E comunque è comprensibile anche poter dedicare, non a un uomo ma a un figlio, le proprie capacità, i propri successi, anche i propri successi, insomma stare insieme a qualcuno e costruire una vita insieme. Per lei questo ha significato, perché ha avuto come esempio sua mamma, che forse era una donna che aveva tante cose che non la rendevano felice, ma i figli sicuramente la rendevano felice, per cui c'è anche questo imprinting.